Un po' come accade per i romani con la Fontana di Trevi, anche a Campobasso i cittadini hanno il loro posto speciale dove lasciare una monetina in cambio di un desiderio. Accade in Villa Flora, in pieno centro. Nei giorni scorsi la fontana è stata oggetto di interventi di pulizia da parte degli operatori della SEA, che hanno anche raccolto il gruzzoletto che giaceva sul fondo della vasca. Circa 8 euro è il bottino raccolto, spiega l'assessore all'ambiente a Palazzo San Giorgio, Simone Cretella, che aggiunge: non sarà il tesoretto che il Comune di Roma recupera da Fontana di Trevi, ma si tratta pur sempre di denaro a cui è giusto dare una destinazione. Da qui l'idea lanciata dall'assessore, da sempre attivo sulle tematiche ambientali, di utilizzare quel denaro in modo più utile ed intelligente. Da oggi cominceremo a raccogliere le monetine insieme a quelle recuperate nella peschiera di Piazza Vittorio Emanuele II e le utilizzeremo per l'acquisto di un albero da piantare nell'aiola di Villa Flora, rimasta sguarnita a seguito della morte dell'acero che c'era prima. Da oggi, conclude dunque Cretella, chi getta una monetina esprimendo il desiderio di una città più verde sarà presto accontentato.